Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Maru con l'appuntamento del venerdì, quello con Legends of Runeterra, ragazzi. Ci eravamo fermati la scorsa settimana con l'innesto della nuova patch. Mi sono informato in questi ultimi giorni perché purtroppo non sono riuscito a giocare tantissimo e ho trovato un mazzo veramente veramente figo che per diversi siti viene riportato ai vertici della top tier del nuovo meta, e sto parlando del Twisted Heads, un mazzo che unisce Piltover e Bilgewater. Andiamo a vedere la lista di che cosa consiste. Ed è una sorta di combo deck, perché quando c'è Zreal, ragazzi, si parla sempre di combo, perché è capace di vincere il late game shottando il vostro avversario grazie alla sua passiva, cioè grazie alla sua forma evoluta. Per evolvere però dobbiamo scegliere come bersagli dei nemici per almeno 8 o più volte. Lui è una 1-3 elusiva che quando colpisce il Nexus crea un colpo mistico in mano fugace, quindi fino a fine turno possiamo spendere 2 mana per giocare un colpo mistico che a sua volta fa 2 danni a un bersaglio, quindi va a proccare a continuare la quest di Ezreal. E una volta che lo giocherete, quindi Ezreal, ragazzi, a parte in strani casi, se siete contro un aggro dove potete giocarlo di turno 3, se siete contro un mazzo lento, un mazzo control, ve lo tenete finché non lo appate, in modo tale da scenderlo e da sfruttare subito la sua passiva, che dice che quando lanci un incantesimo qualsiasi, di qualsiasi costo, qualsiasi genere, infliggi 2 danni al Nexus. Capite bene che iniziare a fare già un colpo mistico faccia significa fare 4 danni. Molto 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 interessante. Ezreal in questo mazzo è accoppiato a Twisted Fate, che non da meno è una win condition del deck. Twisted Fate è una carta, forse una delle più versatili del gioco, perché questo suo scegliere una carta destino quando lo giocate, quindi Twisted Fate è una 4 mana, 2-2 attacco rapido, quindi il suo body è un po' piccolino, ma fa subito un effetto, perché quando lo giocate già attivate, fate una giocata importante e potete scegliere una tra le 3 carte: carta blu che vi permetterà di ripristinare un mana incantesimo e pescare una carta, quindi a sua volta proccherà anche la sua quest perché vuole vederci pescare 8 più carte per apparsi. Carta rossa infligge un danno a tutti i nemici e al Nexus nemico, quindi un'ottima OE, e all'occorrenza può infliggere 2 danni al nemico più forte e stordirlo. Questo è molto buono nel caso in cui ci sia magari siamo in fase difensiva, c'è un minion particolarmente grosso che vuole attaccare, e voi potete giocare Twisted Fate prima che attacchi, andando sul sicuro che sia lui il suo bersaglio. Twisted Fate una volta è evoluto, ragazzi. Le prime 3 volte che giochi una carta di qualsiasi tipo ogni turno, io gioco una carta destino. La carta destino la giocherà in sequenza, quindi la prima sarà la carta blu, poi ci sarà la carta rossa e la terza carta che giocherete all'interno di quel turno sarà la carta d'oro. Questo è importante da sapere. Siamo quindi una sorta di combo deck con diversi tool di controllo, perché abbiamo tantissimi spari a partire dal raggio termogenico. Il colpo d'avvertimento ci servirà, il colpo d'avvertimento è forte sia per attivare i nostri saccheggi, quindi avremo un bel pacchetto saccheggi, ma ci servirà anche per, nel caso in cui arriviamo in late game, abbiamo diversi colpi di avvertimento, sono comunque delle spell a zero che oltre a fare un danno al Nexus faccia, attivano la passiva di Ezreal, quindi potrebbero essere 3 danni ogni colpo di avvertimento. Abbiamo quindi anche una curva con il macellaio, il mercante del mercato nero, anche se è stato nerfato di una body, non ci interessa affatto, cioè noi non abbiamo mai giocato questa carta per il suo body, ma semplicemente per il suo effetto. Non solo il saccheggio che ci permette di sottrarre uno dal deck nemico, ma della sua passiva, che ogni volta che peschiamo una carta nemica riduce di uno il suo costo. Questa passiva è terribilmente forte perché ci permette di lasciare il mercante del mercato nero nella backline, quindi non farlo andare in combattimento, lo lasciamo lì, e mano a mano che rubiamo carte dal deck nemico le scontiamo anche di uno, quindi fortissimo. Abbiamo il borseggiatore Cheppunk, che è una 2 mana 3-2, ogni volta che colpisce il Nexus nemico crea nella tua mano una copia esatta di un incantesimo casuale dal mazzo nemico. Questa per esempio è un'altra carta che scomba col mercante, ci permette di scontarla. Pioggia di piombo, ragazzi, fortissima, perché se avete 3 bersagli in board,
tocca per ben 3 volte la quest di Ezreal, quindi vi permette di rushare la quest di Ezreal in maniera molto importante, oltre ovviamente che attivarvi saccheggi e essere un'ottima OE, ovviamente 3 colpi mistici, 3 merci rubate, ragazzi, questa carta super discussa e indubbiamente fortissima. Sottrae 1 con saccheggio, sottrae 2. La particolarità di questa carta è che, oltre ad avere raffica, quindi non può essere giocato niente in risposta, che ci fa pescare 2, quindi nel caso in cui abbiamo Twisted Fate in campo ci permette di progredire la quest di Twisted Fate, quindi ottima ottima carta. Il sottufficiale è stato buffato e adesso con 2 di body diventa un minion molto molto interessante. All'occorrenza possiamo andarci a prendere o il barile, magari per fare una static da 2 danni anziché da 1, quindi per aumentare comunque il nostro spell damage, oppure possiamo evocare un seguace di mana 1 casuale, nel caso in cui fosse un mazzo magari più aggressivo dall'altra parte e ci servisse un bloccante con minion per contestare Bolt. Doppio shock di static, ottima carta, procca 2 tick di Ezreal, ci permette di ciclare una carta, quindi carta perfetta in questo deck. Allo stesso tempo ci fa pescare carte, quindi è forte anche con Twisted. E poi arriviamo al mid e infine al late game di questo mazzo. Lo Yordle il truffatore, che ovviamente è perfetto in questo deck in quanto ci può sottrarre uno con fedeltà. Fedeltà non è facilissimo da attivare. È vero che la maggior parte delle carte sono di Bilgewater, quindi abbiamo un 26 a 14, però con 14 carte di Piltover può capitare di non attivare la sua fedeltà, ma quantomeno non ci interessa prendere un colpo d'avvertimento. Colpo d'avvertimento che ci servirà o per settarci saccheggi, o per settarci, signori, lui, il Rex Frantumante. Carta devastante, inoltre i 7 sbarramenti bloccano la quest di Ezreal, cioè praticamente quando arrivate a fare il Rex, se fino al turno 8 avevate fatto anche pochi target, poche abilità target, e con questo vi togliete ogni dubbio, perché lui sparerà 7 volte su bersagli nemici casuali e, oltre a distruggervi molto probabilmente la board nemica, vi proccherà praticamente Ezreal. Veramente veramente fortissimo. Io, ragazzi, andrei al gameplay. L'ho giocato un pochino il mazzo, ho fatto un paio di partite, quindi volevo principalmente lasciarmelo per giocarlo insieme a voi. E ripartiamo da Platino 4. Non ho assolutamente raccato praticamente in una settimana perché sono stato incasinatissimo. Ma ho cercato un pochino di informarmi sul meta, quindi mi sono visto un po' di siti. Questo dovrebbe essere la vecchia versione del Barn, con Teemo semplicemente giocato come drop a 1 che rompe le scatole. Per questo motivo io il colpo mistico lo terrei, 2 mi sembrano eccessivi. Partiamo noi per primi, questo è positivo perché vuol dire che Teemo non può attaccarci subito. Drop a 3, drop a 4, a me non dispiace, quindi comunque è una curva. Twisted Fate è molto forte contro i mazzi aggressivi, anche pioggia di piombo può essere buona. Passiamo, eccolo qui, è arrivato subito Teemo. È arrivato subito Teemo, lui probabilmente, vediamo se attacca subito, se mette pezzo. Lui mette la 1-3. Ok, pioggia di piombo qui nettamente più forte, ci prenderemo purtroppo 3 danni da questa regola, ma ci possiamo fare poco. In alternativa potrei tenermi la pioggia per cercare di scombare col sottufficiale, ma comunque non ammazzerei la regola perché farei 2 danni, quindi posso passare. Lui attaccherà con entrambi, noi faremo pioggia in risposta. Ci beccheremo 3 danni, però manderemo a 2. Soprattutto ammazzeremo Teemo. Possiamo controllare come Ezreal abbia preso 2 tick, quindi i bersagli sono stati quelli fisici in campo, quindi il Nexus non ce l'ha contato. Questo è importante da sapere. Comunque l'abbiamo messo sotto Mystic Shot. Abbiamo messo sotto Mystic Shot, io farei board. Farei board lasciandomi un mana extra per dopo ed evocherei, piuttosto che il barile, evocherei un drop a 1. Magari, anche perché drop a 1 di questo gioco, a parte lui che è un po'. È un bloccante particolare. È un bloccante particolare.
Io posso attaccare con la 3-2 tranquillamente, se mi vuole fare il trade col 3-1 lo accetto. L'unico problema, ragazzi, che il Barn ci può dare, effettivamente, forse è uno dei matchup peggiori, perché il nostro mazzo in late game non teme praticamente nessuno. E i mazzi aggressivi sono quelli che ci possono dare più fastidio. È vero pure che abbiamo diversi modi per contestare la board. Il problema è che non abbiamo modo di andare su di vita, quindi dobbiamo cercare di conquistare board, o comunque di chiudere il game il prima possibile. Adesso lui ha messo la 1-3. Non voglio farli attaccare, quindi voglio sicuramente ammazzarlo prima che lui attacchi. Quindi sparo adesso il colpo mistico qui. Sull'altro 1-3 non posso farci niente. Però l'altro 1-3 posso bloccarlo con lui. Lui sta pensando forse se. Ok. Ha deciso di potenziarlo. E io posso sparare anche un altro colpo mistico a questo punto. Comunque mi rimarrebbe il mana per giocare anche macellaio. Doppio tick per Ezreal. Lui qua adesso attaccherà subito. Ovviamente noi bloccheremo. Prenderemo il più 3. L'unica cosa, ci becchiamo questi due danni. Stiamo cercando di resistere e di contestare il board il più possibile. L'unica cosa che possiamo fare in questo matchup. Ezreal a quanto sta? A 4. A parte che non ce l'abbiamo manco in mano. Adesso abbiamo 5 mana. Arrivare a giocare lui sarebbe il top. Abbiamo 5 mana. Allora, con Twisted Fate potrei ammazzargli lui. Fare due danni all'unità più forte e me lo toglierei dalle scatole. A me non dispiace. Andiamo a fare due danni all'unità più forte, lo stordiamo, male che vada se lo vuole buffare in qualche modo. Ok, lui decide di fare colpo mistico in risposta su Twisted Fate, io lo accetto, cioè nel senso perdiamo Twisted Fate, lui perde la board, vediamo se gioca qualcosa. Gioca lei, quindi attaccheremo solamente col 3-2, perché non voglio lasciargli value trade sul 2-2, probabilmente si beccherà questi 3 danni, ok. Questa è una combo che non volevo vedere. Questa è una combo che non volevo vedere perché sono 4 danni gratis faccia. Vero che lui è rimasto con una sola carta in mano, ma questi 4 danni ci fanno malissimo. Abbiamo comunque due bloccanti. Ezreal, ciao. Questa rompe un po' le scatole e probabilmente dobbiamo farla prima 4, prima di farla attaccare, quindi per evitarmi un danno. Lui ha una sola carta in mano. Io ho 7 mana, quindi potrei giocare sia Shock che Ezreal volendo. Shock lo giochiamo subito, ovviamente targetto la 2-3. E mi vado anche a pescare una carta. In questo modo non faccio, lo faccio attaccare con la 2-1, sperando che non ha un'altra spell, quella che buffa il. Ok, lui risponde con lo Shock, va bene. Più che altro ci fa un danno faccia e ci cicla. Adesso cicleremo noi. Questo effetto non è male. Gioca il ragnetto. Allora qui potrei giocare il champ punk e tradare tutto. Questo, il ragnetto è temibile, quindi non posso bloccarlo con il 2-1. Potrei giocare Zreal. L'unico problema è che Ezreal non può bloccare il 2-1, Ezreal dovrebbe bloccare. Forse è meglio giocare Ezreal però. Perché Ezreal potrebbe bloccare. È vero che Ezreal non ammazza il pezzo? Però potrei fare semplicemente un value trade qui. Cioè potrei rimanere vivo semplicemente e tankarmi due danni. Fare questo trade. In questo modo mi sono però già messo Ezreal in campo. Ezreal è elusivo, quindi può andare faccia tranquillamente. Ci avviciniamo. Attenzione, questo potrebbe darci delle buonissime carte. Io qui penso di giocare Twisted. Penso di giocare Twisted, facciamo un danno a tutti i nemici. Ok. Abbiamo portato a casa quello che era un matchup negativo per noi. Quindi vedete,
ma c'è tecnicissimo. Io ragazzi sarò un po' controcorrente, ma vi dico che a me il meta, cioè il meta in cui c'è il burn o comunque un mazzo super aggressivo, a me piace tantissimo, perché le scelte che si fanno nei primi turni decidono la partita in maniera importante. Quando il burn è scomparso e si sono iniziati a giocare i value deck, i mazzi da late game, cioè sono iniziati a pesare un po' di quegli effetti, magari di quelle carte che creano valore anche casualmente. Quindi quando mi sono lamentato in passato di alcune carte RNG, come potevano essere magari i tesori del mostro marino, è molto dipeso dal meta. Cioè nel momento in cui il meta si allunga succedono più angherie, cioè succedono cose che vanno fuori controllo del player. Quindi vi assicuro che è sano per il meta di un gioco che ci sia un aggro nel meta, assolutamente sano. Quindi sono ben contento che sia tornato. Miss Fortune Gunflank, Bilgewater Demacia sarà un midrange, non lo conosco. Penso che sia un midrange. Colpo d'avvertimento, noi abbiamo il drop a 1, il colpo mistico mi piace sempre, anche se è vero che dovrei trovare un modo per contestare i Miss Fortune e probabilmente il raggio termogenico è meglio. Colpo d'avvertimento penso di toglierlo e penso di togliere anche lo Yordle. Mi piacerebbe trovare carte come, cioè carte per rubare dal deck nemico. Ok, Twisted non mi dispiace. Ovviamente lo gioco. Non fa niente se non attiviamo saccheggio, comunque una 2-2 mana 1. Non abbiamo il drop a 2, quindi andiamo subito faccia. Portiamo questi due danni face, vediamo cosa gioca il nostro avversario. Il sicario, ok. Va bene. Possiamo passare, ci teniamo il mana incantesimo. È importante giocare col mana incantesimo quando possiamo farlo. Arriva il raggio termogenico che può risolvere Miss Fortune. Costando una Miss Fortune. Io giocherei lui. Giocherei lui volendo. Potrei anche mettere la polvere a sparo, però la 2-3 potrei trattarla direttamente col 3-2, anche se lui probabilmente col 2-3 mi andrà a prendere la 2-2 vulnerabile. Sì, penso che il barile qui ci stia bene. Penso che il barile ci stia bene. Lui probabilmente farà 2-3 su 2-2 e 2-2 sul barile. Io in risposta farò un Mystic Shot, invece no, lui gioca un'altra, direi. Quanto fa male questa? Sono due danni a tutti. In realtà non fa malissimo. Io passerei, vediamo come attacca. Che altro è casuale, potrebbe non beccarmi la carta che voglio prendere. Ok, andiamo a fare il Mystic Shot sulla 2-3. In questo modo sfruttiamo il barile e salviamo il nostro 2-2. Si prende un tick, possiamo passare. Per noi, in questo matchup, ragazzi, per noi è importante tenere testa all'avversario, quindi non andare troppo sotto di board, magari riuscire a mettere Twisted Fate, proteggerlo. Qui Twisted Fate è buono. Potrei anche pensare di attaccare adesso. Lui fare il value trade, magari gioca qualcos'altro e poi faccio un danno a tutti. Anche pescare non è malvaggio. Li attaccherei. Voglio fare questa giocata. Voglio cercare di pulire il board il più possibile. In questo modo do anche la parola a lui. Quindi vediamo che cosa lui vuole scendere. Ok. E facciamo un danno a tutti. Bellissimo Twisted Fate. Bellissimo veramente. Bellissimo veramente. In questo modo, facendo un danno a Lidolo, Lidolo non proccherà tre volte, ma Lidolo proccherà solamente due round. Comunque sono danni che ci siamo risparmiati. Twisted Fate in mano si è trasformato nella sua spell. Mescola una carta dalla tua mano nel tuo mazzo e pescane tre carte che diventano fugaci il prossimo turno. Quindi questo è buono anche per far proccare la quest di Twisted. Qui abbiamo 5 mana. Qui dobbiamo fare una scelta. Qui dobbiamo fare una scelta interessante.
dobbiamo fare una scelta interessante. Potremmo provare a prendere lo Yordle, tenerci lo Yordle come bloccante. Vediamo innanzitutto se ci si attiva fedeltà. Sì, abbiamo preso uno Yordle dal suo mazzo. E lui ci gioca uno sfidante, quindi è riuscito ad ammazzarci di Twisted, però non abbiamo un altro in mano, il motivo per cui alla fine lo accetto, diciamo che lo accetto questo trade. Questo matchup penso che lo Squalo, il Rex sia tipo fondamentale per darlo T8. Io blocco, voglio prendermi danni eccessivi, anche se in realtà sto a 20, sarebbero 2-3 danni, forse me li posso prendere 3 danni. Tanto un danno me lo fa lo stesso, quindi comunque avanza nella quest di Gangplank. Ma dai, 3 danni me li posso prendere. Voglio tenermi lui vivo al top. Ok. Merce rubata l'avrebbe attivata comunque. Questa purtroppo è una carta di merda. La giochiamo anche noi, quindi non posso lamentarmi questa partita assolutamente. Certo, è anche bello vederla. Comunque, speriamo che non abbia preso niente di OP, tipo dei Rex dal nostro mazzo. Attenzione, Marutt chiama e Merce Rubata risponde. Potrei fare un danno a tutti. In questo modo gli ammazzo il 2-1 e attivare Merce Rubata. Sono 4-5-6, avrei un mana sparecchio che non è che mi faccia impazzire. In alternativa ho 7 mana. Quindi potrei anche giocare Twisted Fate, un danno a tutti, più pioggia di piombo, un danno a tutti per cercare di pulire board. Io personalmente vorrei sfruttare Merce Rubata qui. E soprattutto voglio farla dopo che ho fatto Twisted Fate, perché iniziamo ad avanzare nella quest. Comunque andiamo a fare un danno a tutti. Vediamo cosa fa lui. A lui si attiva saccheggio adesso. Ok, andiamo a fare merci rubare. Vediamo questo colpo di skill dal fondo del suo mazzo e abbiamo preso un Rex. Quindi questa bellissima spella 0 la terremo per il Rex, anche se in realtà posso giocare lo Yordle il prossimo turno. Posso attaccare con il 3-3. Posso attaccare con il 3-3. Se mi vuole trattare col 3-3 a me va bene. Cioè, vi ripeto, il mio scopo è cercare di pulire bordi il più possibile. Ok, lui qui va a rubarci una carta scontata. Molto golosa la pioggia di piombo. Ho anche lo shock per difendere il mio Twisted. Quindi penso di passare così. Non penso di voler investire il raggio termogenico adesso. Potrebbe tornarci utile quel mana incantesimo nei prossimi. L'obiettivo è pulire il board il più possibile per dare spazio al Rex. Qui andiamo di shock piuttosto che di pioggia per proteggere il nostro Twisted. Twisted che comunque secondo me ha mille modi per ammazzarlo, quindi non penso che possa cambiare qualcosa. Vorrei attivare il mercante. Vorrei attivare il mercante. Però allo stesso tempo non vorrei, cioè voglio tenermi il colpo d'avvertimento, quindi in realtà potrei aspettare. Potrei semplicemente mettere un borseggiatore Champank, giusto per lasciarmi due mana, non si sa mai. Ok, appunto. Lui attacca di nuovo. Lui attacca di nuovo. Qui ragazzi arriva una fase interessante della partita. Penso di giocare il mercante come bloccante. Non voglio prendermi danni assolutamente, lui sicuramente mi farà Rex il prossimo turno. Il discorso è che è meglio fare Rex in risposta e farlo far fare prima a lui. Questa è una scelta interessante. Scelta veramente difficile. Io non posso prendermi più danni a questo punto. Gioco il mercante tempo. Gioco il mercante tempo. Col mercante gli traddo il 2-2. Ok, è fatto bene. Lui aveva ancora un drop a 1. Va bene. Andiamo a ammazzare il 3-3. Probabilmente qui dobbiamo investire Twisted.
Perché tanto lui c'ha sicuramente il Rex, ragazzi. Lui c'ha sicuramente il Rex, è inutile tenermi Twisted. E poi lui con Rex me lo spacca. A questo punto ho traddo la board, cerco di massimizzare i danni del mio di Rex. E non subisco più danni. Penso che sia la giocata giusta. Il discorso è beccarmi un Rex in risposta. È veramente atroce. Potrei pensare di fare board. Questo è turno difficilissimo. Faccio Rex adesso, gli faccio bei danni, gli rimuovo board. Lui mi fa Rex in risposta, mi rimuove il mio Rex. E io praticamente non attacco. Lui si ritrova già una 7-4 in campo. Che comunque no, con le carte che ho io in mano non li potrei risolvere. Difficilissima questa scelta, cioè se lui ha Rex probabilmente è qui, siamo schienati. Comunque, io proverei a fare board. Proverei a fare board. Non sono avaro, i miei amici invece. Ah, tra parentesi, lui gioca Demacia, non ho ancora capito bene cosa di Demacia giochi. Ne ho giocato, penso, solo carte di Bridgewater. Ok, lui non mi gioca il Rex. Mi gioca board, va bene. E io potrei rispondere con la sua stessa giocata. Mettiamo board. Incredibile. Mettiamo board, io passerei. Io passerei, vediamo cosa vuole fare lui. Lui ha anche misfortune, però se misfortune. Se mi sforzo in escheri. Passiamo, vediamo se lui attacca subito o ci permette di fare il Rex. No, lui attacca subito, giustamente. Questo blocca qui, questo blocca il più grande, blocca il più grande. E questo blocca qui. Ci becchiamo 3 danni, però ci settiamo sempre il Rex, ragazzi. Vorrei che lui facesse un passo falso. Vorrei che lui facesse un passo falso. Qui il Rex non è male. Comunque andiamo a togliere Miss Fortune. Quasi sicuramente. Infatti, e lo mandiamo anche a 14. Cercando di dare più value possibile a questa giocata, ragazzi. Vedete come Zreal intanto sale. Abbiamo preso un board, gli abbiamo fatto danni e Zreal praticamente ha quasi finito la quest, perché è andato 6 su 8. Lui ci ruba dal mazzo, va bene. Potrei fare un raggio termogenico qui. Ma in realtà meglio di no, sta sotto la pioggia. Va bene così. Lui continua a prenderci carte dal nostro mazzo e colpi d'avvertimento. Va bene. Dobbiamo giocarci bene questa merci rubale. Prossimo turno probabilmente potrei anche fare colpo d'avvertimento. Trovare un altro squalo sarebbe importantissimo. Raggio termogenico preso dal nostro deck. Questo purtroppo ci posso fare poco. Riesce a trovare la risposta dal nostro mazzo e questa è la cosa che dà fastidio principalmente, ragazzi. Quando lui non ha spari, cioè non aveva modo di rimuovere quel Rex, però l'ha trovato dal nostro mazzo. Non abbiamo dei minion, quindi io andrei a cercare dei minion dal mazzo nemico. Volevo cercare dei minion, però avrei preferito anche qualcosa di meglio. Quanto sta lui? Zreal, sarebbe stato bello pescarti. Questa parte invece Zreal è scomparso. Potrei prendermi lo spell damage. Potrei prendermi lo spell damage. Andare a giocare lo static. Mandare il 3-3 a 1, quindi metterlo sotto la pioggia di piombo. E nello stesso tempo fare 2 danni faccia. A questo punto, ragazzi, cerchiamo anche di trovare dei danni face. Comunque lui appena ci farà
Cioè, appena pescherà lo squalo, è vero che uno gliel'abbiamo tolto, però probabilmente potrebbe anche averlo trovato dal nostro deck. Questa è un'altra carta che ha trovato dal nostro deck. Io andrei per il board control, quindi piuttosto che fargli danni faccia, quei due danni faccia, voglio tenere il board control. Ok. Quindi ci conviene fare pioggia di piombo in risposta. In questo modo non perdiamo il buff del barile. Quindi andiamo con la pioggia di piombo in risposta. Dovrebbe fare un'altra pioggia di piombo per rimuovercelo. Non è andato sul 3-3, peccato, però è andato faccia. Quindi la nostra pioggia di piombo è andata sul 3-2, sul 2-1 e face. Quindi il 3-3 rimarrà vivo. Cioè si prenderà solo un danno della statica. L'importante è che la static trova un target. Lui sta pensando, quindi evidentemente ha un modo. Ma in realtà risolve poco, perché anche se adesso me lo uccidesse, il 2-1 morirebbe dalla pioggia. Morirebbe anche il 3-2, infatti non gli conveniva giocare altro. E Zreal intanto si è a palo. Andiamoci a pescare una bella carta. Il Rex. Rex che non è. Rex che adesso può essere attivato con colpo mistico nel prossimo turno, quindi ottimo. Io andrei anche faccia col 3-1. A questo punto cerchiamo di settarci la Lidl in qualche modo. Lui qui probabilmente è costretto a bloccare. No, e invece fa il nostro Mystic Shot. Va bene, in realtà va bene. Lui praticamente è rimasto solo con due colpi di avvertimento in mano. Clamorosa sta partita, ragazzi. Bellissima proprio, bellissima. Certo, lui non ha pescato. Lui non ha pescato Gunflag, io non ho pescato. Va subito a fare colpo d'avvertimento e trova merci rubate al top deck. Peccato. Peccato perché era lui, era praticamente al top deck. Vediamo cosa fa. Quanti danni sono? Andiamo a 2. Incredibile. E ha un colpo d'avvertimento, quindi andremo a 1, a meno che non ha pescato un altro sparo dal nostro deck. Allora, io in risposta faccio colpo mistico. Perché ragazzi? Perché se io voglio attivare il Rex, cioè nel momento in cui io faccio il colpo mistico, la parola passa a lui, quindi io, lui poi attaccherebbe. Se invece faccio in risposta il colpo mistico faccia, la parola rimane a me e io posso giocare subito il Rex. È l'unica speranza che ho per entrare in questa partita. Quindi andiamo a 2, andiamo di Rex. Se non avessi fatto il colpo mistico in risposta, intanto vediamo, muore tutto, perfetto. Se non avessi fatto il colpo mistico in risposta, la parola sarebbe tornata a lui dopo che facevo il colpo mistico nel mio turno, io avrei attaccato, avrei perso. Quindi potremmo aver comunque perso, cioè lui potrebbe avere dei danni. No, lui li va a cercare dal nostro mazzo. Va bene. L'unica cosa positiva di tutto ciò è che con un mana. No! Stavo dicendo che con un mana non può vincere la partita. Ecco ragazzi, io penso che questa partita, cioè questa partita è l'emblema del perché questa meccanica fa schifo. C'è una partita giocata alla perfezione, anche bellissima, decisa da un Mystic Shot trovato. Non, cioè non posso accettare di perdere una partita in questo modo, mi spiace. Cioè mi dispiace, non accetto di perdere una partita così. Non l'accetto. Non l'accetto proprio. Non voglio neanche giudicare il suo top, perché comunque penso che fosse uno dei top deck migliori una volta rimasto con solo due colpi d'avvertimento. Con merci rubate mi ha preso lo squalo che mi ha mandato a 2. Poi mi ha preso il mercante, col mercante mi ha preso un'altra carta che gli ha dato la lita. Ma cioè, di cosa stiamo parlando, raga? Non può mai essere una meccanica skill based questa, mi dispiace. Penso che Runeterra sia un gioco bellissimo che non abbia bisogno di queste meccaniche. Fanno proprio, mi fanno schifo. Cioè, se tu vuoi fare un gioco competitivo non puoi mettere le meccaniche. Se tu vuoi fare un gioco for fun, fai la stessa fine che ha fatto Hearthstone oggi. Hearthstone oggi non è un gioco competitivo. Poi che ci sia una barca di soldi nel competitivo di Hearthstone e quindi le persone continuano a giocare, questo non vuol dire che il gioco sia competitivo, perché il gioco non ha meccaniche competitive. E la mia paura di quando io vi ho detto, ragazzi, guardate che secondo me queste sono meccaniche che mi spaventano in ottica futura, è perché Arston, ragazzi, cominciò così. Cioè,
Hearthstone cominciò esattamente inserendo una meccanica che sembrava sì, ma è l'unica meccanica poco RNG. E poi siamo arrivati allo sfacello. Purtroppo c'è anche da dire un'altra cosa, un'altra analisi, e poi chiudo il discorso Hearthstone RNG, che secondo me è un discorso importante, soprattutto se Runeterra a breve io penso che annuncerà il competitivo. Cioè, non mi ricordo cosa stavo dicendo in realtà, ragazzi, ho avuto un nudo di memoria. Vabbè. Appena me lo ricorderò, ve lo dirò. Comunque sono assolutamente contro questa meccanica. Assolutamente. Ragazzi, il mazzo comunque è fighissimo. È tecnico, ovvio, c'ha delle componenti RNG comunque che fanno parte molto di Bilgewater. Il problema, secondo me, è quando l'RNG diventa troppo forte. Cioè, pescare due carte dal mazzo nemico a due mana è già fortissimo. Perché comunque togliete delle carte dal mazzo nemico che sono sicuramente delle carte buone. Questo tizio qui, il problema di questo tizio qui, ragazzi, non era il costo in mana, ma il suo diminuire il costo della carta pescata. Perché rende la meccanica pescare dal deck nemico una meccanica tempo, ed è questa la cosa sbagliata. Se proprio voi voleste fare la meccanica delle rubacarte, deve essere una meccanica value, cioè che dà valore, ma deve essere terribilmente lenta. Invece questa carta qui e questa carta qui sono delle tempo play pazzesche. Non hanno senso. Poi combinate insieme sono delle cose che non hanno senso. Cioè, tu non solo vai a prendere due carte dal mazzo nemico, le sconti di uno, quindi le giochi anche prima. Infatti, lui con un mana, non ha, con un mana incantesimo, non avrebbe potuto giocare niente se non un Mystic Shot dal mio mazzo. Invece, è andato a prendere il minion che costava uno, l'ha mandato a zero. Questa cosa di mandare carte a zero. Io spero che loro tornino sui loro passi. Perché secondo me Runeterra è un gioco fantastico, ma viene rovinato da delle componenti di cui il gioco non ne ha assolutamente bisogno. Cioè, quanto è stata bella la partita, la seconda partita, fin quando non sono intervenute le meccaniche del rubare dal mazzo nemico, quindi rubi comunque a caso, non sai che carte vai a prendere. Quindi come che puoi prendere Nasus? Per esempio ha preso il raggio termogenico che mi ha risolto lo squalo. Come puoi prendere una carta inutile? Solitamente carte inutili non le prendete mai, ragazzi, perché sono mazzi constructed, cioè sono mazzi forti. Cioè, chi è che metterebbe delle carte di merda nel proprio mazzo? Nessuno. Quindi andate sempre a prendere carte forti. Ah, io vi ripeto, nell'analisi della patch che ho fatto mi sono piaciuti i buff e nerf, tranne questi. Questi li trovo veramente ridicoli. Cioè, a me che mi fai prendere dal fondo del mazzo e me la lasci comunque un pesca 2 dal mazzo nemico a due mana. E sto tizio mi buffi cioè mi nerfi la salute, quando palesemente il problema è che ti prende dal deck e te lo fa costa anche uno in meno. Mi sembra da una perculata. Comunque, ragazzi, io questo mazzo ve lo straconsiglio e io l'ho giocato pochissimo. Cioè, io questo mazzo veramente era tipo la quinta partita, l'ho voluto provare insieme a voi e vi assicuro che questo mazzo è una bomba. Bello, 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 bello. Anche molto bello da giocare, oltre che forte, che comunque non è mai da sottovalutare in un card game. Quindi abbinare un tier alto a una forza del deck è sempre qualcosa di strepitoso. Ragazzi, mi sono divulgato anche troppo nell'analisi del mazzo di oggi. Io spero che vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, ogni venerdì ci sarà l'appuntamento con Legends of Runeterra. Fatemi sapere nei commenti se il mazzo di oggi, il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, un commento, una condivisione. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche delle mie riflessioni. E attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità dello Zoom Out. Ci becchiamo con il prossimo video e buon weekend, ragazzi!